L'entusiasmo di studenti e docenti da una parte e la soddisfazione delle imprese dall'altra. Nata tra mille polemiche, superate dai primi positivi risultati, l'alternanza scuola-lavoro prevista dalla nuova riforma scolastica del governo Renzi sta diventando per gli alunni delle scuole superiori un efficace trampolino di lancio verso il mondo del lavoro. Anche al liceo Nuzzi di Andria si tirano le somme dei progetti promossi durante l'estate e il risultato finale degli stage, divenuti obbligatori con la nuova legge, è certamente positivo. La conferma arriva dalle numerose testimonianze che hanno animato l'incontro organizzato nell'auditorium della scuola. Alunni e tutor delle aziende coinvolte nei progetti hanno raccontato con entusiasmo la loro esperienza formativa. È una bellissima esperienza, è uno degli aspetti sicuramente positivi della legge 107, la famosa legge sulla buona scuola, perché risponde a una cosa che è molto importante, che è un punto debole della tradizione educativa italiana, che è la separazione netta, quasi classista, fra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Invece in questo modo le due cose si avvicinano e si sviluppano le competenze vere che servono nella vita. La possibilità per uno studente di svolgere un tirocinio in un'azienda è un valido strumento di orientamento sul campo ed anche la scelta del percorso universitario successivo può beneficiarne positivamente. Perché oggi bisogna aprirsi al confronto con ragazzi di questa fascia d'età, perché loro propongono quello che magari un'azienda ha come standard qualitativo e packaging commerciale, strategie che ormai porta avanti da tanti anni. Quindi è la possibilità per confrontarsi con quelle che sono le nuove generazioni.